Inizia la Santa Pasqua con i riti pasquali, ma anche una sacra rappresentazione che è quella del mortoro. Ecco, ne parliamo proprio con chi attivamente ha partecipato alla realizzazione di questo evento. Sì, praticamente noi siamo un gruppo teatrale, la Tradizio Joppolese, che ogni anno, fin dal 1976, rappresentiamo la vita e la passione di Cristo e quest'anno andrà in, diciamo, sarà rappresentata dalla Domenica delle Palme, giorno 24 marzo, il 29 marzo, venerdì santo, e poi eccezionalmente una cosa nuova anche il 31 marzo con la Resurrezione. La Domenica delle Palme inizia alle 10, poi la sera alle 18, il venerdì santo alle 10:30, poi la sera alle 18:30 e la Domenica di Pasqua alle ore 11. La sacra rappresentazione l'ha vista coinvolta insieme a un gruppo di lavoro. Sì, esattamente, siamo all'incirca una trentina di persone, di attori e di entourage che gira intorno a tutta la situazione, alla manifestazione, come trucco e parrucco, costumi, organizzatori, scenici, e cerchiamo di fare del nostro meglio, insomma. Siamo un gruppo amatoriale che viene sostenuto dalla Pro Loco, dal comune e anche dalla parrocchia San Francesco di Paola. Ecco, ci sono anche tanti altri eventi in occasione della Settimana Santa Joppolo. Sì, ci sono eventi che sono quelli che ho appena detto nella data, però diciamo si sviluppano con scene ben particolari e toccanti, perché la sacra rappresentazione praticamente coinvolge emotivamente tutta la popolazione e abbiamo avuto riscontro anche da fuori del paese e sono rimaste talmente contente le persone che ci vengono a ritrovare e ci chiedono quando sarà di nuovo. E noi abbiamo fatto anche un po' di pubblicità a livello di cartellonistica. Per questo. Anche la giornata di Pasqua è caratterizzata da un evento. Sì, il 31 marzo, quest'anno è una novità assoluta, inizieremo alle ore 11 e Gesù, cioè la Maddalena, si recherà al sepolcro dove troverà la pietra divelta e si incontrerà con l'angelo e poi con Cristo trasfigurato. Quindi correrà verso gli apostoli per avvisare la risurrezione di Cristo e anche per avvisare la Madonna, la quale andrà incontro al figlio e immaginate voi poi la festa Quindi un grande. appello ai tanti a venire a Joppolo. Indubbiamente, sicuramente veniteci a trovare tutti, ne rimarrete stupiti ed emozionati.